Le atmosfere rilassate dei primissimi episodi sono ormai un ricordo lontano. Harry Potter è cresciuto insieme ai suoi amici e con lui la cupezza delle storie che lo vedono protagonista. Non sono più avventure per bambini, ma drammi e gelosie che riguardano una sfera emotiva decisamente più matura e adulta. La situazione nel mondo dei maghi si è fatta assai grave, sono tutti in allarme, Hogwarts non ha più a capo Albus Silente, il Ministero della Magia ha iniziato un'aspra guerra contro i babani, le incursioni dei Mangiamorte sono all'ordine del giorno e i nostri giovani eroi sono alla ricerca degli Horcrux, rari oggetti che al loro interno contengono parte dell'anima di Voldemort. Fintanto che questi manufatti rimangono integri, sarà impossibile battere il Signore Oscuro e così Harry, Hermione e Ron ripercorreranno i luoghi del loro passato alla ricerca di indizi che li possano aiutare a concludere una volta per tutte la lotta contro il male. David Yates, dopo aver diretto il quinto e il sesto episodio, ci propone l'ultimo capitolo della celeberrima saga dei maghi adolescenti, dividendo il film in due parti per raccontare al meglio l'ultimo romanzo della scrittrice inglese. Dopo ormai 10 anni dal primo capitolo della saga, la storia sta per concludersi tra le più attese della storia del cinema del nuovo millennio, anche se i fedelissimi degli scritti di J.K. Rowling potrebbero non trovare un perfetto parallelismo col libro. Ora bisognerà attendere luglio prossimo per il gran finale di Harry e compagni che, solo con i libri, ha affascinato più di 400 milioni di lettori in tutto il mondo.